Allora ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Questa è l'occasione per intanto per riprendere un attimino Automobilista 2, che era un bel po' che non ci giravo. In più è l'occasione per farvi vedere un attimino come funziona questa bella pedaliera della VNM. Così vi ho messo l'inquadratura ai pedali in modo tale da farvi vedere come funzionano molle ed elastomeri. Facciamo un paio di giri con le Formula 1, visto che in questo momento c'è il Gran Premio del Ticina e non c'entra niente con questo, ovviamente. Ma siccome su Automobilista della Cina mi pare che non ci sia, rimango sempre impressionato della fluidità di Automobilista 2, ragazzi, mamma mia. Sono impressionato dalla leggerezza di questo acceleratore, che potete andare al millimetro a calibrare la vostra parzializzazione. Ancora vi devo abituare questo freno, ovviamente, che fa il suo sporco lavoro. Vi avevo parlato nel primo video di questa morbidezza, che comunque dà questa resistenza alla spinta che uno applica. Ovviamente io, ragazzi, la mia memoria muscolare non è del tutto calibrata per questo freno. Non mi sono neanche messo a sistemare, fare le prove di molle, mollettine, eccetera, perché credo che comunque il connubio tra elastomeri e molle lasciano comunque un feeling molto interessante. Va bene, cambiamo. Allora, proviamo un hypercar. Scendiamo un attimino un po' di classe d'auto. Siamo su Le Mans, il circuito, no, Ultimate, sempre su Automobilista 2. Andiamo a provare l'hybrid. Stavo guardando la calibrazione in basso a destra della frenata, anche per capire, ok, prima del blocco, per prendere confidenza con questo freno che non mi appartiene, ragazzi. Allora, per quanto riguarda il grip laterale con le scarpe, vabbè, a parte che dipende che cavolo di scarpe ci avete, però facendo anche i movimenti laterali non si muove, quindi comunque le piastre che danno sono buone, ragazzi, veramente il grip c'è, anche guardate con la punta del piede non si muove. Questo sempre ovviamente con le scarpe. Io ho delle Puma classiche tipo civili, no, queste qua non sono da racing. Ho provato anche con i calzini, quelli fini, che non vi faccio vedere per decenza, tengono abbastanza bene. Però con le scarpe, devo dire la verità, c'è un grip pazzesco. Allora, questo non sarebbe proprio il circuito ideale per provare le frenate, eccetera, perché ci sono quattro staccate, però ripeto, io ho questo sistema di morbido, tipo wow, wow, che mi dà, non mi dà questo feeling che mi piace, però perché non sono abituato a questo tipo di freno. E questo è dato dall'elastomero, che comunque fa il suo lavoro di questa resistenza gommosa. Però ripeto, non è malvagio comunque, cioè non è qualcosa che uno deve prendere l'abitudine. Senti qua, oh, c'ha il sound pazzesco sta macchina. Allora, cambiamo genere, ragazzi, andiamo sempre su le GT1, quelle di una volta, che queste hanno un sound pazzesco. E siamo a Londrina, uno dei circuiti che mi piacciono tanto da fare, molto semplice. Poi belle staccate per provare questo freno. Senti qua sta turbina. Lo sto frenando con la punta del piede, ragazzi. Ok, giro allacciato, ragazzi. Vediamo il comportamento anche con questa GT1. Sì, c'è questa sensazione che si sente lavorare molto bene l'elastomero con quella resistenza. Allora, è una questione di abitudine, perché ancora non riesco a trovare la sensibilità al freno. Qual è il limite, eccetera. È sempre una questione comunque di memoria muscolare, ovviamente, e questa si acquisisce facendo pratica, anche per andare a capire il limite di ogni macchina, di ogni circuito, cercare di andare a fare la staccata giusta. Quello che è però molto chiaro a livello tecnico e di materiale, che comunque il pestone, quando lo dai, sta pedaliera lo assume senza nessun tipo di problema, senza nessun tipo di preoccupazione. Da questa sensazione di sicurezza proprio a livello di materiale, in cui pestami, picchiami. Mi piace essere maltrattata sta pedaliera, ragazzi, eh.
Allora, ragazzi, dopo questi giri, l'ho ripetuto durante tutta la prova, è una questione di abitudine, però il feeling del discorso elastomero e molla ha un suo perché, comunque non è la sola che esiste di queste pedaliere, e credo che comunque con la cella di carico da 200 kg e tutte queste possibili combinazioni con elastomeri e molle, si può veramente trovare il feeling giusto per cucirsi addosso questa pedaliera. Veramente la solidità e la fermezza di questa pedaliera sono un punto forte, dato ovviamente dalla qualità premium dei materiali con il quale è fatta. Ragazzi, sono davvero molto, davvero impressionato positivamente da quello che è la resa di questa pedaliera. Oh, ragazzi, come al solito, lasciate un pollice in su, ditemi che cosa ne pensate di questa prova, di questa visione con questa telecamera di questa pedaliera. Iscrivetevi al canale, come al solito, ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio. Ciao!